Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guardami bene negli occhi, il tempo sfuggi da me, sembra lontano, quasi anni luce. Sentivo indispensabile di una gioia immensa fino a piangere, mentre adesso è tutto lontanissimo, ci divide un solco profondissimo. Ancora, ancora con lei, vivere intensamente quel sogno insieme. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Qui siamo ancora fermi? Mamma mia, mamma mia! Bisogna lavorare perché questi cittadini che abitano qua stanno avendo un sacco di problemi. Cari amici, cari amici! Mo' mi sto avventurando perché poi ritorno indietro. Vedete, mi hanno detto che era qua, era un po' sporchetto. Però diciamo che tutto sommato non vedo tanta schifezza. Spero che finisca presto questa cosa, spero che i 2 o 3 anni che hanno detto sia veramente 2 o 3 anni, perché veramente la città è divisa, la città è divisa. Buongiorno, buongiorno Donato, buongiorno Donato Fanelli, nonché il mitico Donato Fanelli, non il capo Ultras, ma il cugino, il grande Donato Fanelli, che oggi compie 50 anni, un nostro carissimo amico di Barletta Veste, un nostro grande amico. 50 anni sono 50 anni, ragazzi, auguri, auguri. Donato dei Saraceni, grande Donato, grande, grande persona, una gran bella persona. Auguri Donato da tutti quanti noi, lo staff di Barletta Veste. Di vero cuore, un saluto a Giuseppe Villani, nonché il nostro inviato al cimitero, grande, grande Giuseppe Villani, grande. Un saluto a Vittoria Leone, ciao Vittoria. E lo so, Vittoria, purtroppo io parlai, mi dissero che a volte c'è qualche sfalzino che non lavora, ma non ti preoccupare, sta già parlato, stai tranquilla. Buongiorno Nicola Giordano, buongiorno Elisabetta, buongiorno. C'era anche
Pignatelli, ciao Enzo Pignatelli, ciao Angela De Caro, a Donato, il grande Donato. Oggi ne abbiamo 11 maggio, amici, mamma mia. E allora, il sole è tornato. Dice che domani sarà brutto, mannaggia. 5 aprile, ma passate, gente, no, queste ci bloccano, sicuro che ci bloccano. Oggi è veramente una bella giornata, è vero, una bella giornata. Chi lo dice che bella giornata oggi? Aia, aspetta. Uè, Vicky! Ah, Michele Jacopone ci dice che bella giornata. Uè! Mamma mia! Comunque Barletta e Avesta in vendita! Non so se avete visto il cartello. Chi la vuole comprare può venire. Ci facesse una bella offerta. E vediamo, non si vende, quello è un cuore di Barletta. E io spero anche quando non ci sarò più io, spero più tardi possibile, che Barletta Vest continua. Spero che inculchiamo a qualche altro amico, qualche altro fratello, qualche altra sorella di portare avanti questo progetto, perché questo è un progetto che è nata con la goliardia, ma Non pensavamo di essere la voce di Barletta, non pensavamo proprio di avere così tanta risonanza. Che devi comprare, tu non c'hai una lira, Vicky. E poi senza offendere Barletta a veste, la cedo solo a un barlettano verace come me. Ma no, perché tu non lo sei di Barletta, sei una barlettana acquisita ora, ormai sei diventata la madrina di Barletta Est, perché ti sei innamorata di Barletta. Vabbè, a Michele Jacopone glielo diamo, dai, Michele, lo vuoi tu, Michele? Ma no, io non la vendo a nessuno, E poi, sinceramente, parlando, ciao Maria, buongiorno, poi sinceramente parlando, mando l'aita true, un altro pezzo come a mai. Ando l'aita true, un pazzo come me. Dove. Cioè, secondo me sono unico nel mio genere. Non solo. Non voglio. Perché è una cosa veramente che ci tengo tantissimo. Cioè, è una cosa che faccio perché mi diverto, perché so che sto facendo del bene alla mia città, alla mia città, a lei. Lei lo ama la sua città come non mai, e quando le cose le fai con il cuore non hai nessunissimo problema a farle, le fai senza problemi, senza pensare a tante cose. Ustile Schumann, ogni tanto mi faccio una canzone. Che bel mare, ragazzi, bellissimo mare. Ciao! Ah, che bella questa! Come fece Sindina canto, ma tu che stereo! Non ce la faccio più, non ce la faccio più davvero con questo stereo! E Donato, ti rendi conto? Buongiorno Francesco Lanotte! Un altro barlettano doc, Francesco Lanotte! Guardate che mare, vi domare quanto è bella, spiritante sentiment. Donato Corvace, non Donato Fanelli, che oggi compie 50 anni, mamma mia che bello, è qua,
E sempre ve lo devo dire, che schifo che fate, venite a fare l'amore e buttate sempre, e buttate sempre. Io, il mio motto è sempre quello, dopo che avete goduto voi, fate godere la natura, zozzosi, zozzoni, sporcaccioni. Per esempio ieri ho visto un BMW ultima generazione, credetemi, era una macchina di minimo di 100.000 euro, ma una macchina bella. Tre ragazzi aprono il finestrino e buttano la carta, cioè con uno chalance. Allora io dico, è che tu ti compri la macchina di 100.000 euro, che tu ti compri la macchina di... Sì, il BMW nero, non ti dico la targa perché non ti voglio sputtanare di più, il BMW nero di 100.000 euro. Allora io ti dico a te, caro, io purtroppo sei stato sfortunato che stavo io dietro di te con Enzo, peccato che non stavo facendo la diretta, peccato che non stavo facendo la diretta, ma un BMW di un certo livello portato da uno che sicuramente c'ha i soldi ma non è un signore, è un kill the save, perché mi prendi, mi butti poi vicino al castello, sì stavo dietro di te, se mi ascolti. E come disse Totò, signore si nasce, e voglio tu a comprarti l'abito, la macchina, qualsiasi cosa vuoi comprare, ma la dignità di essere uomo pulito non ce l'hai, se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai. Ecco perché io dico, signore si nasce, e io lo sono, disse Totò, io non sono un signore. Cioè, allora, preservate la vostra città, se non siamo noi dobbiamo essere i primi, non il comune, le puttanate varie, la politica, cerchiamo di cambiare noi, cari amici, noi dobbiamo cambiare noi. Ecco il mio motto, chi sporca è sporco. Chi sporca è sporco, mettetelo nella testa, nel cervello. È vero pure che abbiamo bisogno di caro Michele, e sai di che Michele parlo, della Barsa, di mettere, ripristinare i bidoncini, anche se quei bidoni non vanno bene, bisogna mettere qualcosa in imbuto, che può andare la carta, può andare, perché poi una volta che mettono una busta, non abbiamo finito di riempire il bidoncino. E soprattutto, questo è un consiglio che do a chi di dovere, specialmente il sabato e la domenica, nel corso, quei bidoncini, i barlettani che sono puliti, barlettani e non, che lo vanno a buttare nel bidoncino, ma il bidoncino arrivato a un punto si riempie e purtroppo non c'è nessuno che lo va a svuotare. Allora almeno il sabato e la domenica, che sono giorni particolari dove barletta si riversa tutto in quel corso Vittorio Emanuele, nel centro storico, un ragazzo che gli fai fare 2 ore di straordinario, andare a cambiare, a fare il cambio, non ci vuole niente, secondo me non sto chiedendo la luna, un po' di attenzione in più. Perché giustamente una volta che si riempie il cestino, che cosa vuoi fare più? Il cestino quello può contenere. Poi lì ci sono delle attività che vendono gelati, pizze, quello non è che stiamo dicendo cavolate. Cioè bisogna anche collaborare. Grazie. E oggi abbiamo un ospite speciale. Che è successo? Siamo in diretta. Ah, oh, che bello la diretta, che bello! Abbiamo la diretta, il mio collega. La macchina, Tirello detto in rosso. Parli? Ah, bene.
E andiamo... Ma tu hai aiutato chi si sì, sì. Anticipato, sì, ti ho visto in televisione. È vero. Dalla pancia preso. Ma tu... C'è bello la mattina, che è tranquillo. È bellissimo. Basta la mattina, prima la mattina che le cose vanno bene. Che bello, queste sono belle cose, bellissime cose. Io posso andare con l'anima pulita in chiesa. Hai ragione. Quante volte lo dice il prete, vi raccomando, all'uscita, non dite, hai visto a che da Wabarla? No, cambieranno sì, le cose, cambieranno, no, cambieranno. No. Solo se Cristo alza la mano e dice a me, mo basta, mi avete stancato tutti quanti, io vi creo un'altra volta, a me come San Michele, a te come San Raffaele che...